venuto in Italia e soprattutto a Firenze. Che emozione è tornare in questa città? Grazie, è sempre un piacere ritornare a Firenze, a vivere dei momenti, o ricordare dei momenti belli, bellissimi qua. Distante molto tempo, lontano da Firenze, i miei figli vogliono ritornare, perché quando sono uscito di qua, erano piccolino, 5-6 anni, no? E voglio rivedere gli amici, tutti, è sempre un piacere, la gente si ricorda da me. Ecco, domani le danno questo premio, lei entra nella storia della Fiorentina. Lei quali pagine ha scritto qui a Firenze come calciatore? Ma era un momento un po' delicato della Fiorentina, il passaggio della società, e erano anni che la Fiorentina lottavo per non retrocedere. Siamo riusciti con Eric, con Baggio, Borgonovo, Salvatore e tutti gli altri ad andare in finale delle Coppa UEFA. In quel momento era uno sguardo quasi impossibile della Fiorentina a raggiungere. Purtroppo non abbiamo vinto, però battere delle grandi squadre in Europa è stata una bella soddisfazione, no? E più che altro è rimasto anche l'amicizia. Nella Fiorentina di adesso ritroverà proprio un suo ex compagno come Stefano Pioli, non so se ha avuto modo di vederla e di seguirla da lontano questa nuova Fiorentina di Pioli. Sì, l'ho visto, ho seguito un po', no? Che è arrivato Pioli, conosce bene la città, che cosa penso i tifosi, no? Il tipo di calcio che vogliono e quello che aspettano da tutti. Domenica c'è Pioli contro Iachini, Fiorentina Sassuolo, sono due suoi amici, non so se immagino ti farà per Pioli, no? Per Pioli, per la Fiorentina più che altro, no? Perché questi legami che abbiamo da molto tempo, questa intesa che abbiamo sempre avuto quei tifosi viola, col colore. Con la città anche, no? E speriamo che va tutto bene. Mi dà anche un giudizio su Vitor Hugo della Fiorentina, che è brasiliano, che ha avuto spazio a Roma, ha giocato nel secondo tempo, non è andato male, però ancora non l'abbiamo visto tanto in campo. Ma sono giocatori che devono adattarsi piano piano, no? È la caratteristica dei brasiliani sempre che hanno la buona qualità tecnica, però un tempo anche i giocatori brasiliani hanno più grinta, più voglia di debuttare, più l'aspetto agonistico, quello che serve qua a Firenze. Senta, si aspettava, vado sul calcio italiano, si aspettava l'Italia che uscisse dai mondiali, che non andasse ai mondiali, scusi, e soprattutto il Brasile è il grande favorito? Ma nessuno si aspettava che l'Italia rimanesse fuori. Che avrebbe qualche difficoltà, sicuramente sì, no? E il Brasile, come sempre, quando arriva alla Coppa del Mondo erano dei favoriti, però c'è anche Germania, Argentina, no? Purtroppo l'Italia deve rivedere un po', principalmente la sua forma di giocare, non perdere la forma che l'Italia ha sempre giocato, sai. È buono il calcio moderno, venire nuove idee a tutto, però l'essenza del calcio italiano non può lasciare da parte, no? Non per questo credo che è un momento di tutti pensarci un poco. Carlos, si parla anche di un CT straniero per l'Italia, lei si candida? Le piacerebbe questa esperienza, visto che l'ha già fatta in Brasile? Ma qualsiasi allenatore del mondo le piacerebbe allenare l'Italia, no? Però non credo che c'è questa necessità, più che altro c'è bisogno di pensarsi molto alla forma che l'Italia ha sempre giocato, nella sua essenza, così come c'è il Brasile, come c'è la Germania, rispettare la caratteristica del calcio italiano, perché molte volte si vuole mettere molte cose moderne, però l'Italia ha sempre avuto grande forza uno contro uno una parte difensiva e offensiva, no? E per ora non c'è nessuno né un'altra. Si cerca di fare queste tiki-taka che alcuni paesi hanno fatto, però erano caratteristiche del suo paese, non dell'italiano. Per questo dovesse pensarci un po' sopra questo. Carlos, torno un attimo alla Fiorentina. C'è un Dunga nell'attuale squadra di Stefano Pioli, un giocatore che ha le tue stesse caratteristiche?
Ma non l'ho visto molto, però credo che il tempo passa, no? E sempre sono il giocatore più moderno, più adatto a un calcio un po' diverso, no? Ma credo che sempre serve un incontrista in qualsiasi squadra, così come un rifinitore. In questo periodo i tifosi della Fiorentina sono un po' più lontani dalla squadra, la seguono un po' meno, vanno in pochi allo stadio, un momento un po' particolare. Lei conosce bene la piazza di Firenze, non so se ha un messaggio per i tifosi, se ha un invito per loro per stare sempre al fianco della squadra, come erano i vostri anni. Ma speriamo che la gente ritorni allo stadio, perché la forza della società, delle squadre, della città sempre è stato i tifosi, indipendente dei giocatori che si siano, no? È un momento che la gente si aspettava qualcosa di più, però anche i giocatori e la società con il risultato sicuramente vanno a recuperare questo tempo. Ha mai pensato di allenare la Fiorentina o se è un sogno per lei? Ah, il pensiero sempre, qualsiasi giocatore che è stato qua, per la città, per i tifosi, per la forma della città, no? Però sono sempre cose lontane che se un giorno dovevano succedere con tranquillità. Grazie. Grazie davvero. Grazie. Prego.